E parliamo ancora di ludoteca perché proprio a proposito di questo argomento abbiamo raccolto i commenti di alcune lavoratrici e dell'assessore all'istruzione Carla Mario. Siamo in compagnia di Pia Martinez, una dipendente della ludoteca di Carbonia. In questi giorni vi è arrivata la lettera di licenziamento perché il servizio nel quale lavorate potrebbe essere interrotto. Sì, noi siamo cinque operatori divisi tra la ludoteca comunale, il centro giovani e la sala prove. E c'è scaduta la convenzione a giugno, abbiamo avuto una piccola proroga con residui che sono riusciti a trovare e adesso però abbiamo ricevuto la lettera di licenziamento e abbiamo avuto poi la conferma ufficiale da parte del comune che ci sono grossi problemi per fare andare avanti il servizio e quindi probabilmente ai primi di agosto il servizio chiuderà. Voi finirete sulla strada. Cosa vi ha detto l'assessore? So che è venuto a farvi visita. Sì, noi finiremo sulla strada e dovremo aspettare il nuovo bilancio che verrà approvato entro il 31 dicembre. Poi però considerando i tempi tecnici, perché insomma per bandire una gara d'appalto, per bandire e espletare una gara d'appalto ci sono dei tempi tecnici, i servizi corrono il rischio di star chiusi per un bel paio di mesi, quindi magari se ne riparlerà, se tutto va bene, nel 2017. Nel frattempo come si sosterrà? Nel frattempo non lo so perché siamo tutte comunque persone adulte, abbiamo famiglia, conosciamo tutti la situazione del nostro territorio, quindi non sarà facile trovare un'alternativa. Michele Stivaletta, consigliere comunale, oggi ha presentato un'interrogazione per dibattere l'argomento inerente alla chiusura della ludoteca e di altri servizi nel territorio di Carbonia. Sei rimasto soddisfatto dalla risposta dell'assessore? No, non sono rimasto assolutamente soddisfatto perché concretamente non c'è stata una risposta, se non rimbalzare responsabilità, fare spallucce e dire che non ci sono soldi, però abbiamo anche visto che per organizzare l'intrattenimento cittadino, che anche quello è corretto, hanno fatto delle variazioni di bilancio. Per dare invece delle risposte e mantenere dei servizi non è stato fatto nessun intervento concreto. Carla Mario, assessore alle politiche giovanili, all'istruzione, allo sport, allo spettacolo del Comune di Carbonia. Cosa intende fare l'amministrazione per far fronte alla chiusura della ludoteca, in considerazione anche delle lettere di licenziamento che sono già arrivate alle dipendenti? Sono molto dispiaciuta per quello che sta succedendo. Il servizio che è offerto per le politiche giovanili, il servizio della ludoteca, dell'Informa Giovani e della sala di musica, ritengo che sia un servizio veramente importante per questa città. E quindi farò di tutto mi prodigherò per cercare dei fondi. Però per onestà devo anche dire che non è un periodo facile. E non sarà facile trovare questi fondi, farò di tutto per farlo, per trovare almeno qualcosa, per rimodulare il servizio. Ritengo che sia utile stare a fianco dei cittadini, degli operatori, ma anche delle persone, dei ragazzi che hanno diritto ad avere questi servizi. Non è un periodo facile, non farò di tutto.